le pare, signor Exford? Non male, considerando che nessuno ha visto il calabrone verde finora. Beh, la descrizione che ne avete fatta sul Sentinel mi ha aiutato molto. Paul? Sì, signor William. Il mio assistente, Paul Garrett, signor Exford. Molto lieto. Credo che avremo un effetto migliore con la luce giusta. Subito. Prego, da questa parte, signori. Seguitemi. I personaggi che ora vedrete fanno parte della storia del crimine. Assassini, streghe, ce n'è per tutti i gusti. Questo è il colonnello Stanhope Lane, che non era un vero colonnello. Scoprì un veleno più efficace e rapido dell'arsenico per uccidere una mezza dozzina di vedove. Jack Reg sosteneva che al mondo sono tutti oppressi e infelici, pertanto lui uccideva per salvare la povera gente. Quello è James Rancourt, signor Exford, mio socio studioso di grande valore. Ne sa più lui su questi personaggi delle stesse autorità. Jimmy il pistolero fece fuori la banda dei gialli. Secondo la polizia uccise più di 100 persone durante la guerra tra Yellow Kid e Lonnie White per il commercio illegale di alcolici. Quando Kid e Lonnie si trovarono d'accordo, cercarono di farlo fuori, ma lui li anticipò. La sciarpa. La sua vera identità è sconosciuta. Per anni, prima della comparsa del calabrone verde, è stato considerato una stella del crimine. Estremamente crudele e sprezzante della polizia, usava una sciarpa bianca come fosse una garrota. Non fu mai preso. Si sa solo che scomparve nel nulla una ventina di anni fa. Comunque, anche i più grandi vengono rimpiazzati. Forse tra qualche anno accadrà anche al calabrone verde. Ora, se volete fare qualche fotografia... Ah, Peter, resterò in biblioteca fino a tardi. Voglio controllare i miei appunti prima di fare la relazione sulla tua nuova e inafferrabile stella. Bene, mi troverai ancora qui quando tornerai, James. Perfetto. Il mio studio deve essere messo in ordine. Il mio assistente vi accompagnerà all'uscita, signori. Se ora volete scusarmi... Grazie a tutti. Un'altra sfida per il calabrone verde, il suo aiutante Cato e il loro arsenale viaggiante Black Beauty. Alla polizia loro sono schedati come criminali. Il calabrone verde in realtà è Britt Reed, proprietario del giornale Daily Sentinel. La sua doppia identità è conosciuta soltanto dalla sua segretaria e dal procuratore distrettuale. Ora lui protegge i diritti e le vite dei cittadini per bene nelle vesti del calabrone verde. Thank you.
a 4-5 metri di distanza da me. E ha cominciato a venirmi incontro con quella sciarpa tesa. Si muoveva in modo molto strano, non so spiegarlo. Era come impacciato, legato. E la sua faccia, da quello che ho potuto vedere, era come coperta da una specie di lucido. Era come se avesse della crema. Come se fosse di cera, giusto? Sì, sì, esatto. Luccicava come uno specchio d'acqua. Credo che basti. La ringrazio, signorina. Il signor Graham ora le farà vedere alcune fotografie. Poi un giornalista si occuperà della sua storia. Grazie. È impossibile, Mike. Non credi? Non per Peter Wilman. Solo che ora purtroppo non può dircelo. Già, non penso che la ragazza abbia mentito. E anch'io. Ero nella stanza del personale col sergente Doyle quando è entrata. Era molto sconvolto. Mike, scusa, ti vogliono al telefono. Pare che un poliziotto poco fa abbia seguito un tale con la barba, ma nella nebbia lo ha perso di vista. Lì vicino ha trovato un uomo morto su una panchina del parco. È stato strangolato. Qui 194, 194, passo. Date un'altra occhiata a 194. Andate verso Grove e Maple. Ricevuto. Qual è la zona precisa? A sud di Maple. D'accordo. Andiamo. Residenza del signor Reed. E la signorina Casey. Grazie, capo. Mi dica, signorina. Mike ha chiamato adesso dalla centrale di polizia. La sciarpa è stato sorpreso durante un'altra aggressione. Uno dei poliziotti ha sparato e crede di averlo ferito, probabilmente alla spalla sinistra. Ma poi l'ha perso nella nebbia. La ringrazio. A che punto è con quella ricerca? A buon punto, direi. È quasi completa. Vuole che passi da lei quando avrò finito. Dal momento che quell'uomo è ancora in libertà, sì. È ancora libero? La polizia l'ha sorpreso, ma non l'ha arrestato. È riuscito a fuggire. Pare sia ferito. Questo dovrebbe calmare le acque e convincere la gente che l'assassino non è certo un pupazzo di cera. D'accordo, ma chi si diverte a uccidere le persone e perché lo fa? Già, mi pare un'ottima domanda. La prima persona ad essere aggredita è stata Peter Wilman. Che ne pensa di questo? Che può essere un'indicazione. Pronto ufficio del signor Reed. Sì, signore. Qual è l'ultimo bollettino medico sulle condizioni di Wilman? Purtroppo non ha ancora ripreso conoscenza. Altre novità? Ha chiamato un certo James Rancourt e mi ha chiesto di rintracciare Mike. Ha sentito la notizia alla radio quando è uscito dalla biblioteca. Dice di essere il socio di Wilman. L'ho accompagnato al dipartimento di polizia. Grazie, signorina. Questa potrebbe essere una risposta. Beh, tutto è cominciato proprio in quel museo. Già, e può essere lì la soluzione. Cerca l'interruttore della luce. Pallottola. Esatto. E la stoffa è ancora umida.
Ci sono molte leggende che si avvicinano a questa storia in Oriente e parlano di creature malvagie riportate in vita dalla loro stessa malvagità. Cos'altro sai a proposito di questo James Rancourt? È il socio di Willman, lavora al museo. È uno studioso e un'ottima guida. C'è qualcosa di molto interessante in quel manoscritto. Vina Rose, la regina dello strip che la Sharpa corteggiava anni fa. Rintracciare una spogliarellista che lavorava in questa città più di 10 anni fa sarebbe come cercare l'uscita di un labirinto. Ma io so dove si trova. Conosco una persona che frequentava il suo agente, se la ricorda bene. Il suo vero nome è Ezell Smith, vive in un appartamento nella zona di Chelsea. Di che cosa voleva parlarmi? Chi era la Sharpa? Qual era il suo vero nome? Non ne ho idea. È comparso all'improvviso, quasi fosse un fantasma. Non so niente del suo passato. Allora perché veniva così spesso da lei? Me lo sono chiesto anch'io. Ecco, forse... probabilmente solo perché lo ascoltavo con interesse. Sì, è così. Entrava nella mia stanza e si metteva a camminare. E dopo qualche minuto si sedeva nell'angolo più oscuro. Ogni giorno portava una bottiglia di champagne ghiacciato. E anche del caviare, di prima qualità, il migliore che abbia mai assaggiato. E preparava delle tartine davvero squisite. Ero così affascinata dai suoi racconti. Ricordo che quando parlava mi teneva spesso una mano sulla spalla. Era così caro. Le ha mai parlato dei suoi spietati delitti? No. No, non ne ha mai parlato. Non avrei mai creduto che un uomo come lui potesse compiere simili atrocità. Mi ha sempre trattata come se fossi una regina. È un pericoloso assassino. Potrebbe uccidere ancora. No. No, non è possibile. Io so che è morto, ne sono sicura. Se così non fosse, avrebbe voluto rivedermi. Sarebbe tornato qui. Invece non l'ha fatto. Perché allora non va al Museo delle Cere a vedere la sua statua? No, sarebbe terribile, non ci riuscirei. Quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? Una sera, finito lo spettacolo, sono uscita dal locale e mi sono fermata a un chiosco dove vendono gli hamburger. Ceno sempre con gli hamburger. Lo spettacolo finiva sempre dopo mezzanotte, perciò era tardi. Era sempre tardi quando ci incontravamo. A un certo punto, mentre mi stavo allontanando dal chiosco, lo vidi, era in macchina e mi stava aspettando. Come tutte le sere era lì ad aspettarmi. Disse che sarebbe andato via per sempre e che sarebbe diventato immortale. Nessuno l'avrebbe più dimenticato per molti, molti anni. Era questo ciò che voleva. Sì, questo. Mi salutò e da quella volta non l'ho più visto né sentito, glielo assicuro. Ecco, è tutto quello che so. E così lei non crede a tutti i delitti e le rapine che ha commesso? Glielo ho detto, mi ha sempre trattata come una regina. Come una regina, capisci? Signor Reed. Salve. Sono James Rancourt. La stavo aspettando. Si accomodi. Le andrebbe di guadagnare $5,000
per un piccolo lavoretto? Certo, mi piacerebbe guadagnarle, signor Reed, ma prima vorrei sapere di che lavoro sta parlando. Mi hanno detto che lei ha fatto molte ricerche per il signor Wilman. Sì, signore, ero anche suo socio. È stata una lunga e felice collaborazione. Ha fatto studi approfonditi anche sulla sciarpa? Ecco, speravo di pubblicare un libro su di lui. Lo trovavo molto affascinante. Era davvero speciale nella sua invincibilità. Che effetto le fa sapere che ha ricominciato a uccidere? Sono terrorizzato, ma credo che dovremmo accettare i fatti e affrontarli. Sono d'accordo. E voglio che scriva tutto questo. Le dispiace se do un'occhiata ai suoi appunti? Oh, no, di certo, ma dovrà andare al museo. Bene. Vorrei che scegliesse qualche fotografia tra quelle che abbiamo per illustrare l'articolo. È l'abitudine del nostro giornale. Bisogna fornire delle prove fotografiche ai lettori. Signor Reed, la informo però che non sono un bravo dattilografo. Signor Rancourt, non deve preoccuparsi. Abbiamo degli ottimi dattilografi qui. Cosa ci fa lei qui? Stasera qualcuno mi ha detto che forse era ancora vivo. Allora sono venuta a vedere se è la verità. Se si ricorda di me. Ma purtroppo non è così. Non è diventato immortale come avrebbe voluto. È soltanto una statua di cera. Ora è meglio che me ne vada. No, resti qui. Lei lo ricorda ancora. E questa è la cosa più importante. La memoria rende immortali le persone. Questo intendeva dire. Ora se ne rende conto, mia cara? Ecco, io non lo so. Attila non è forse immortale? È Jack lo Squartatore. È il famoso Barba Blu. È Capitan Kidd. Tutte menti superiori che hanno lottato affinché il mondo conoscesse la loro genialità. E adesso, Vina... Anche la sciarpa è entrato nella schiera, rendendosi immortale. Ora capisco, sei tu la sciarpa. Non sono io. Questo manichino è la sciarpa. Io sono il portavoce della sua immortalità, il depositario della sua opera ingegnosa. Tu mi hai chiamato Vina poco fa. Non potresti conoscere questo nome se non fossi lui. La tua voce è identica alla sua. Anche il tuo sguardo è lo stesso. Tu sei la sciarpa, ne sono sicuro. Hai capito finalmente. Ora anche tu diventerai immortale, Vina. Avrai l'onore di essere la mia ultima vittima. Ti troveranno domani e inizierà per te una nuova esistenza. Tutti sapranno che eravamo amici un tempo e che tu facevi parte del mio mondo. Potrò offrirti la gioia dell'eternità. Te lo prometto, Vina.
Calabrone verde. No, non può essere. Soltanto la sciarpa è immortale. Soltanto la sciarpa. Soltanto la sciarpa è immortale. Solo la sciarpa. Solo la sciarpa. No, no. Signor Rancourt, visto che lei non ha ancora nominato un suo legale di fiducia, ho incaricato l'avvocato Daniels di difendere i suoi interessi, è d'accordo? Credo di non avere più interessi da difendere, signore. Come vuole, ma se per caso cambiasse idea, basterà che me lo faccia sapere. Vuole fare qualche dichiarazione? È tutto nel mio libro, ogni dettaglio. Vi garantisco che non ho inventato nulla. Ma non so dirvi dove sia finito. Vedrà che lo troveremo prima o poi. Signor Scaldon? Dica. Quando la polizia mi ha trovato, c'era anche una donna con me. Era piuttosto attraente. No, non c'era nessuna donna. Allora sarà stato un sogno. Uno dei poliziotti ha detto che quando hanno trovato Rancourt, lui ha detto di essere stato aggredito dalla statua di cera del Calabrone Verde. Anche questo potrebbe essere un sogno. Può darsi. Ma quando la polizia è entrata nel museo, la statua del Calabrone non era nella sala, era improvvisamente scomparsa nel nulla.